Massimo Strazzeri, capitano dello Yomar Club Catania, si avvicina all'ultimo appuntamento della stagione a Sabaudia. Con quali emozioni ci si avvicina a questa chiusura di stagione di regular season? Eh sì, come hai detto tu, è l'ultima tappa di campionato dove tutti cercheranno di vincere per posizionarsi nel miglior modo possibile per i playoff che saranno l'8 e il 9 qui al porto di Catania. È stata una stagione impegnativa, difficile anche dal punto di vista atletico e agonistico, perché tutta gestita in 3 mesi. Si vedrà poi in questa chiusura di stagione cercando di conquistare il miglior posto in classifica. Quali sono le tue ambizioni in questa chiusura di stagione? Sì, è stato molto difficile quest'anno, soprattutto all'inizio, perché abbiamo preso pochi punti, però l'ultima giornata a Palermo abbiamo recuperato e speriamo ancora di recuperare sulle altre che sono davanti a noi per posizionarci almeno nei primi 6. Come sarebbe vivere un playoff a Catania per te? No, il playoff a Catania è bellissimo perché è in casa e quindi vogliamo fare felice il nostro pubblico. Grazie Massimo. Ciao. Con Fabrizio Messino per parlare di un altro weekend della canoa, un weekend questa volta dedicato alla squadra senior e all'under 16. Sì, è un weekend intenso che chiude la stagione della regular season senior maschile. La Polisportiva Canottieri Catania ambisce a consolidare il posto tra le prime 2 piazze della classifica nazionale, mentre lo Yomar Club sta cercando di consolidare la posizione in classifica per andare ai playoff che si disputeranno l'8 e 9 a Catania. Sono 2 impegni, 2 squadre molto concentrate, ci sarà da fare 6 partite in questo lungo weekend a Sabaudia e le aspettative sono molto alte per questi ragazzi. Assolutamente sì, altre 2 squadre competitive come l'Under 14 che nello scorso weekend invece a Porpetto ha sfoderato delle grandi prestazioni vincendo 4 partite e portandosi sul primo posto. Sì, la Polisportiva Canottieri Catania, la squadra giovanile appunto Under 14, è riuscita a fare il sorpasso sull'Ancona, quindi nella seconda giornata ha chiuso il campionato nazionale, la regular season in testa alla classifica. Anche per loro si tratterà di fare un playoff l'8 e 9 luglio a Catania ed inoltre questo fine settimana ci sarà anche l'appuntamento dell'Under 16 con lo Yomar Club Catania. Sono giovanissimi questi ragazzi e si contenderanno anche loro un posto per i playoff. Un weekend intenso, un mese che per noi è un crocevia di tutta un'intera stagione. Siamo molto concentrati, le aspettative, lo ripeto, sono molto alte. Assolutamente sì, questo è uno sport che negli anni comunque ha riservato per Catania ottimi risultati. E a proposito di giovani, uno che si è distinto proprio a Porpetto è stato Lampò, che ha segnato tantissimi gol e quindi comunque si lancia in questo mondo. Sì, Tommaso Lampò incarna l'appassionato di questo sport della canoa polo, nella fattispecie, perché lui sin da piccolo è sempre rimasto a guardare le partite dei grandi. Adesso c'è l'opportunità, grazie alla federazione, di poter inserire questi ragazzi in questi mini tornei under 14, dove lo spirito ovviamente è divertirsi, ma essendo comunque già società ben strutturate, l'obiettivo è sempre quello di eccellere. Tommaso, insieme ai suoi ragazzi, ai suoi compagni di squadra, è riuscito a dare un grande contributo perché ha portato la squadra, lo ripeto, al sorpasso sull'Ancona. Poi ovviamente sono tanti i ragazzi di questo progetto, fra di loro ovviamente spicca Tommaso perché ha fatto in tutto il campionato ben 47 gol. Quindi sicuramente è un grandissimo record. Chiudiamo con la senior per parlare un po' di questo campionato che è sempre più competitivo e diciamo che comunque Catania riesce bene a tenersi al passo di questo campionato che cresce. Assolutamente sì, le 2 squadre qui locali di Catania, la Polisportiva Canottieri Catania, all'interno un novero di ragazzi della provincia di Siracusa, tra cui anche dei campioni del mondo, che ha fatto sicuramente ben figurare il team nel campionato italiano. Sono terzi in classifica, si spera addirittura su un sorpasso sul San Nicola. Lo Yomar Club Catania, la formazione storica di Catania, al momento si trova tra la 6ª e la 7ª posizione, ne passano 8 ai playoff, però essendo molto equilibrato il campionato tutto si deciderà in questa giornata. Loro con qualche vittoria a Palermo hanno consolidato un po' questa posizione in classifica, però non bisogna concedere nessun passo falso. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi, grazie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh,
Tommaso Lamboi, l'attaccante capocannoniere della Polisportiva Canottiere Catania Under 14, a Porpetto Udine, un grande risultato. Sì. Sì, è stato un grande risultato dove abbiamo vinto contro l'Ancona e il Nazariosauro, due squadre dove li temevamo tanto. È stato pure un grande risultatone perché all'andata avevamo perso contro l'Ancona e al ritorno finalmente abbiamo trovato la nostra gloria. Adesso siete primi in classifica, no? Quindi sì, le ambizioni sono alte. Sì, sì, infatti noi vorremmo vincere questo scudetto. Eppure l'ultimo anno per un nostro grande amico che è giocatore, quindi lo vorremmo vincere pure per lui. Tu, ricordiamo, sei anche un figlio d'arte. Sì, sì, io sono figlio di Alessandra Catania, sono figlio d'arte e basta. Allora, in bocca al lupo per questo scudetto. Vive il lupo. Simone Guttadelo, Iomar Club Catania, un weekend a Sabaudia molto importante per voi dell'Under 16. Sì, noi speriamo di giocare questo campionato al massimo delle nostre potenzialità e arrivare ai playoff. Le squadre secondo te più pericolose? Ma secondo me sono tutte... Ma io non so, super giù che squadre forti ci sono, perché i giocatori variano dall'età come entrambe le categorie. E non io non penso che di squadre forti, io penso a giocare al meglio con la mia squadra. E in questa stagione dove volete arrivare? Primi in classifica e al massimo del, come dire, del raggiungere il massimo traguardo. Esatto, sì. Diciamo che la cronopolo è anche uno sport che richiede molto i sacrifici, quindi hai una grande passione. Sì, è una grande passione. Ovviamente bisogna coordinare con tutte le altre cose, per esempio il fatto scolastico anche, sociale, tutte altre cose. Sì. Come è nata questa passione per la cronopolo? Io sono venuto qua al circolo Canotocania per praticare il kayak da mare, per fare anche dei viaggi così, però poi vedendo delle persone qua mi sono innamorato di questo sport. Allora, anche a te in bocca al lupo per l'impegno di Sabaudia questo sabato e domenica. Grazie, vive il lupo.